Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Lo chiedo subito a lei, giusto sciogliere i gruppi neofascisti oppure no? Ma guardi, a parte il fatto che la nostra Costituzione a tal proposito è molto molto netta, per cui tutte le forze che in qualche modo direttamente si riallacciano alla tradizione fascista sono poste dalla nostra Costituzione al di fuori dello scenario politico, io vorrei domandare a tutti i presenti, a tutti gli interlocutori politicamente responsabili, perché mai ci si riaffacci a distanza di tanti tanti decenni con il proposito di riaffermare certe ideologie che si sono dimostrate fallimentari e soprattutto non democratiche. Per cui questo è semplicemente il sintomo di una crisi della democrazia rappresentativa e parlamentare per come è stata gestita. Morra. No, mi scusi, non mi interrompa. Questo è un preciso. Ma è un preciso. Dai, vada. Mi scusi, è un preciso segnale di censura nei confronti di chi ha deteriorato le condizioni di agibilità democratica del Paese. Chi la... Aspetti, non ho capito. Chi è che fa la censura? Volevo capire meglio. Se riemergono dal passato fantasmi che avevamo pensato non dovessero più riaffiorare, chi si è riempito la bocca di antifascismo e di tutto il resto dovrebbe dar risposta ai cittadini, perché penso che in Italia nessuno, dico nessuno, vorrebbe rivivere quelle tragedie che il regime fascista ha vissuto, però quelli che si sono fatti campioni dell'antifascismo, di un certo antifascismo, forse hanno prodotto per reazione, per le loro politiche assolutamente assurde, appunto questo tentativo nostalgico di rivivere pagine della nostra storia assai scabrose. Questo lo giro subito anche a Nencini, però io le chiedevo se è giusto o meno sciogliere i gruppi neofascisti, perché questa è la sua analisi. Ma le ho detto che la nostra Costituzione non permette che si faccia politica richiamandosi in maniera diretta alla tradizione dell'ideologia fascista. Per cui proibire le manifestazioni, lei le proibirebbe le manifestazioni di alcuni gruppi politici? Guardi, se tirano fuori vessilli, simboli, emblemi, parole d'ordine del regime fascista, non c'è neanche da discutere. Nencini. Beh, la cosa mi pare molto semplice. Se c'è la certificazione che questi movimenti appartengono alla cultura rinnovata neonazista, neofascista, la Costituzione è assolutamente chiara. Vanno vietati, non hanno diritto di cittadinanza. Magari è la motivazione di Morra che mi sorprende, siccome lo conosco bene mi sorprende ancora di più. E mi sorprende perché è la stessa motivazione che Salvini ha portato per i fatti di Macerata, quando ha sostenuto che la colpa non è di chi ha sparato, ma la colpa è di chi si trova in piazza, inerme e non fa alcunché. Come se la responsabilità in questo caso fosse di chi ha governato l'Italia con pratiche peraltro antidemocratiche. Non c'è una ragione che si trova lì dentro e per il fascismo non c'è nessuna ragione, tantomeno per pratiche neonaziste, che possa trovare una giustificazione in nessun comportamento. Va bandito e basta, senza se e senza ma. Nencini, posso rispondere? Vada. Ne premesso che sul suo incipit non ho nulla da eccepire, perché la nostra carta costituzionale, che è sovrana da quel punto di vista e non ammette dubbi interpretativi, io non capisco perché non ci si voglia assumere delle responsabilità. Il fascismo, e lei lo sa quanto lo so io, è stata un'esperienza provocata da tensioni sociali e da disagi e sofferenze prodotte in particolar modo dal disastro della prima guerra mondiale. E quelle tensioni noi le stiamo rivivendo perché chi ci sta governando non sta facendo nulla per evitare che ritornino. In più aggiungo, come lei ha sottolineato, ma da questo punto di vista la nostra condanna è stata assolutamente netta, chi sia responsabile di atti di questo tipo non può essere semplicemente definito un folle. Si deve assumere tutte le sue responsabilità. Chi spara su qualunque persona, ma a maggior ragione se lo fa con un presunto scopo razzista, è al di fuori di ogni, diciamo così, status democratico. E su questo penso che si sia d'accordo, chiari e netti, senza che ci associ a Salvini, per favore. Comunque il tema poi dello scioglimento dei gruppi neofascisti è che purtroppo, no Carlo, poi negli statuti
spesso non ci sono degli elementi, in studio dei singoli partiti non ci sono gli elementi tali che si possano dichiarare fuori dalla Costituzione. Poi tra lo statuto sono e anche bravi, diciamo, scaltri nello svicolare. Tornando alla politica, Carlo, cioè, le pagine sono sempre piene in questi ultimi giorni del caso cosiddetto Rimborsopoli, e poi c'è un caso che si è aggiunto sempre in questi ultimi giorni, che è il cosiddetto caso De Luca. Parto da Rimborsopoli perché ho la fortuna di avere Morra, al quale volevo rivolgere un paio di domande. Facciamo un riassunto con Senior. Percorriamo, Serena, anche perché nelle ultime ore è spuntato un quarto nome di un candidato che in passato aveva avuto vicini rapporti con la massoneria, e poi ci sono le questioni appunto delle mancate restituzioni dei rimborsi, una ammenda nei confronti della senatrice Lezzi, e poi anche il caso De Falco. Lo vediamo in questo servizio che abbiamo preparato. È veramente surreale sentirmi dire da quelli là che noi siamo il partito della ex onestà. Sale a 10 il numero dei 5 Stelle cacciati dal movimento per il caso delle false rendicontazioni. Soprattutto perché oggi io ho ringraziato quei giornalisti, come ringrazio sempre i giornalisti che scoprono qualche furbo tra di noi. Richiamo formale per altri 3 parlamentari, Dieni, Scagliusi e Lezzi, costretti a pagare una penale. Perché noi i furbi li mettiamo fuori, non li facciamo ministri. O non li candidiamo alla Camera. Mentre Della Valle ammette di aver taroccato i bonifici con Photoshop. Noi non solo abbiamo fatto tutti i controlli in questi giorni, ma a differenza dei partiti, da noi chi sbaglia viene messo fuori. Intanto nelle liste spunta un quarto candidato con un passato nella massoneria, Zanforlini, che dice: se eletto non rinuncio al seggio. La nostra intenzione è inasprire la legge Severino e fare in modo che politici che si macchiano di questo genere di comportamenti non entrino più nelle istituzioni. C'è un'altra storia che entra nella campagna elettorale dei 5 Stelle, riguarda il capitano De Falco. Sarebbe stato accusato dalla moglie di aggressioni a lei e alla figlia. Nel momento in cui voglio dire questo, vedete che la cosa importante è che non c'è nessuna denuncia. Una denuncia non formalizzata, fatta davanti alla polizia, non formalizzata ma messa a verbale. Pensa che comunque questo possa avere delle ripercussioni sulla campagna elettorale? Lo vedete già voi. Morra, le faccio una domanda politica, adesso non voglio entrare nei singoli casi, ma tutti questi problemi che ci sono con le liste, per cui ci sarebbero una decina di parlamentari che messi nelle liste poi dovrebbero uscire, insomma non sono comunque stati espulsi dal partito, non vi pone un problema di carattere politico, cioè di scelta della classe dirigente ad opera di Di Maio, ad opera della dirigenza del movimento? Allora, intanto questa problematica è stata resa possibile da una legge elettorale squallida, infame, che tutti quanti hanno definito assolutamente assurda, forse io aggiungo anche incostituzionale. In più aggiungo che certamente noi abbiamo dei margini di miglioramento, questo è sotto gli occhi di tutti, ma altrettanto certamente quando scopriamo noi o veniamo aiutati a scoprire che al nostro interno ci sono comportamenti contrari ai nostri principi fondanti, noi accompagniamo alla porta, anche con sofferenza, mi lasci dire, queste persone, perché magari nel corso degli anni si sono istituiti rapporti umani importanti, solidi, però per noi rispettare le regole è qualcosa di fondamentale. Noi non abbiamo la presunzione di dirci gli unici depositari di certi valori, però noi sappiamo che le nostre regole possono essere l'antidoto a qualunque tentativo di induzione in tentazione, per cui per noi è il rispetto delle regole che è sacrosanto. Sbagli, paghi. Non è detto che tu debba essere un candidato. Puoi far politica in tanti altri modi e magari anche in tante altre forze politiche se non ti ritrovi più nei valori del Movimento 5 Stelle, ma chi sbaglia e viene accompagnato alla porta. No, vado sulla tua scia, Serena, perché secondo me il problema è serio, lo dico davvero da un punto di vista proprio della tenuta democratica dei 5 Stelle e del Paese, che sono insomma, un partito importante, un movimento importante, per carità. Però voi avete perso, Morra, mi corregga se sbaglio, circa un terzo del gruppo parlamentare nel corso della scorsa legislatura. Lasciamo perdere i motivi, sono vari, diversi, variegati. Adesso, prima ancora di cominciare la 18ª legislatura, avete già perso, diciamo, una parte di eletti per le ricevute, una parte perché sono massoni,
e così via. Allora, il problema della classe dirigente... E peraltro, faccio una piccola chiosa, Carlo, tutti coloro, se non se ne andranno al Parlamento, sono tutti seggi possibili per andare a coprire eventuali vuoti per avere una maggioranza, teoria. Cioè, sono tutti parlamentari monadi, no? Certo, se uno però, adesso dico una cosa in difesa dei 5 Stelle, se uno dice che è diventato il partito degli ex onesti per quei soggetti lì, poi dopo non puoi imbarcare quei soggetti lì per fare un governo. Chiaro, cioè, ma questo dire, è tutto futuribile, Carlo. Cioè, voglio dire, è tutto strano. Sarebbe veramente singolare, diciamo. Per cui io credo che forse il problema sia a monte, forse le parlamentari non funzionano, forse dovete rivedere tante cose. Insomma, non è possibile uscirne dicendo noi cacciamo quelli non bravi. Ho capito, ma loro non eleggeteli, non li imbarcate prima. Non è che si mettono l'antifurto si mette prima, non dopo. Ecco, aggiungo anche un altro punto, Morra, che riguarda in generale i costi della politica. Qualcuno del movimento, ad esempio Buccarella, ma è successo ad esempio quando si fanno i conteggi dei rimborsi, no? 46.000 euro in pasti, quindi anche insomma nei rimborsi appunto che vengono presentati nel Movimento 5 Stelle per quelli che sono i rimborsi spese. Non sarà che poi alla fine, proprio per garantire la politica, è anche forse un po' giusto che i parlamentari guadagnino tanto, perché altrimenti possono far politica solo i ricchi? Allora, parto da quest'ultima domanda. Innanzitutto i parlamentari possono tranquillamente sopravvivere, come stiamo facendo tutti quanti noi, autoriducendosi indennità e diarie, e sono voci differenti. Io non penso di averle stimmate sulle mani, ma ho restituito, credo, fra ciò che non è stato percepito e ciò che è stato effettivamente restituito, io ho, diciamo così, beneficiato il contribuente italiano per circa 170.000 euro, se non ricordo male. Però vorrei sottolinearle un dato, signora. Noi abbiamo assunto un impegno morale e a nostro avviso quando si assume un impegno e lo si fa su base volontaria, poi quell'impegno va mantenuto. Chi non è stato capace di farlo deve essere accompagnato fuori perché è venuto meno alla parola data. La nostra forza è data dalla credibilità e dalla coerenza. Se noi per primi dovessimo venir meno a questi valori, noi per primi dovremmo pagare. Certamente c'è da ragionare sui meccanismi di selezione con cui possiamo certamente far meglio, e ribadisco quel certamente, però ribadisco, nessuno è perfetto. Quelli che adesso voglio introdurre, penso all'ex cavaliere Silvio Berlusconi, quelli che voglio introdurre il vincolo di mandato in Costituzione sono quelli che mi pare vengano rinviati a giudizio per compravendita di senatori, e se uno fa compravendita è evidentemente perché non crede al vincolo di mandato, perché altrimenti non li andrebbe a cercare, almeno indurrebbe in reato. Quelli che ci definiscono ex onesti hanno le liste, mi pare con 30 circa candidati indagati, rinviati a giudizio, se non ricordo male. No, Morra, per però un indagato diamo non può essere, senso diciamo, alle cose. Essere, no. Non è vero, vale che anche per voi, per carità, del vale gruppo anche per parlamentare voi. Eletto nel 2013 ha avuto problemi perché sono stati 38, se non ricordo male, noi siamo stati eletti in 163, allora, quindi è poco più del 20%. Bisogna avere il senso della misura delle cose. Noi abbiamo semplicemente, e questo è certamente vero, avuto alcuni colleghi che hanno presentato una certa situazione scoprendo che poi la mi sembra di capire che la notizia non vera che ci dà Morra è merito dei motivi la per notizia cui vera che ci dà Morra stamane dolo, sono stati puniti. Ma sentire Morra, non pensa che in Italia una figura come quella dell'agente provocatore, perché poi dell'inchiesta, diciamo, della magistratura in corso abbiamo degli elementi, ma sarà la magistratura a decidere, però il fatto che qualcuno si possa travestire da appunto imprenditore e corruttore per far emergere dei reati non è una qualcosa di un po' pericoloso? Ricordo che la Corte Europea di Giustizia di Strasburgo l'ha detto che non ci può essere, insomma, la reputa qualcosa contro i diritti umani. Morra. Benissimo, guardi, io ricordo che Pier Camillo Davigo, oppure Davigo procuratore nazionale antimafia Roberti, sono assolutamente a favore dell'introduzione appunto di questa figura dell'agente provocatore. Io vorrei sottolineare un dato, mi scusi. Tutti quanti siamo onesti a priori, noi dobbiamo però trovarci in certe situazioni e dobbiamo dimostrare in quelle situazioni di essere capaci di resistere alla tentazione, perché si insegna che è la tentazione che fa l'uomo ladro.
E allora sarebbe più conveniente che sia lo Stato a costruire una fattispecie per cui capisce preventivamente se un amministratore della cosa pubblica induce qualcun altro in tentazione e cade nella tentazione, oppure dover scoprire a tentazione ormai avvenuta e con relativa e successiva caduta del politico se il politico sia onesto o meno. Io però vorrei tornare sulle parole di Puca. Si è parlato di dinastie e questo è un problema. Poi sì, certamente il figlio di De Luca sarà stato imbarazzato, ma perché riceveva in qualità di assessore al bilancio del comune di Salerno soggetti che dovevano ragionare di gare d'appalto che dipendevano dalla regione Campania? C'è la stessa competenza fra comune e regione. In più aggiungo, perché c'è un altro passaggio, in questa vicenda emergono nette le responsabilità, almeno sembra, del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Passeriello. Ora, se la regione Campania è a guida centro-sinistra, mi si deve spiegare perché mai la SMA Campania, l'azienda preposta allo smaltimento delle ecoballe, venga gestita da un uomo della presunta opposizione, perché questi sono i misteri su cui a noi piacerebbe far luce. Ben vengano tante altre inchieste giornalistiche per far comprendere come, per esempio, si gestisca lo smaltimento dei rifiuti. Non ho detto illecito, adesso saranno i magistrati ad appurare se vi siano stati illeciti penalmente rilevanti. Stiamo dicendo la stessa cosa, però. Nencini. Sull'agente provocatore la penso esattamente come la Corte dei diritti europea, tanto più quando si fa ricorso a soggetti, tra virgolette, limite, come chi ha avuto esperienze nella malavita organizzata come la Camorra. Quindi ci andrei con moltissima attenzione. Non mancano gli strumenti alla magistratura italiana, salvo questo, per appurare se vi siano casi di malaffare dentro e fuori dalla pubblica amministrazione. E su quelli farei naturalmente peso e valorizzerei assolutamente quelli. Nencini, posso dialogare, non interrompere. Lei ha visto che il dirigente di SMA Campania parlava tranquillamente di avvoltoi che giravano sopra in merito alla determinazione delle percentuali. Benissimo, io adesso vorrei sapere da quel dirigente che cosa significa avvoltoi, perché si debba soddisfare una logica spartitoria su un tema così decisivo anche per la salute dei cittadini come la gestione del ciclo dei rifiuti. Io quella persona là la vorrei rimossa da qualunque funzione pubblica. Ma si è dimesso? Penso che si sia d'accordo quantomeno su questo. Beh, chiediamoglielo assolutamente. Che dici, Carlo? Credo si sia già dimesso. Di chi si parla? Sì, ma adesso però i suoi, fra virgolette, superiori politici dovrebbero dare delle risposte, perché questo signore che parla tranquillamente di avvoltoi, di spartizione, di cinque, però ci sono anche gli altri, oppure ancora di Roberto chiamato in ballo insistentemente. Benissimo, questo merita chiarezza e io non voglio, da cittadino prima ancora che da parlamentare, che la gestione del bene pubblico venga effettuata con una mentalità predatoria, spartitoria. Qui ha ragione Puca, bisogna ragionare di dinastie che tornano in politica, di logiche predatorie per cui c'è un manuale Cencelli nella spartizione di tutti gli appalti. Queste sono cose gravi, per cui non si vuole fare per esempio agente provocatore. Benissimo, consentiamo alla magistratura di poter intercettare tantissimo, contrariamente a quanto il governo ha voluto fare in ultimo, perché è giusto che ogni uomo pubblico, quando gestisce con responsabilità scelte che riguardano tutti, debba dare risposta di qualunque sua scelta. Nencini. Guardi, sono così d'accordo che il primo strumento, il primo registro sulle lobby l'ho fatto proprio io. L'ho fatto da due anni e mezzo. Chiunque chiede in aula questi provvedimenti, chiunque chiede sulle intercettazioni ambientali e telefoniche, noi alziamo il freno a mano. Perché non permettiamo appunto che tutto venga gestito con trasparenza? Mi si deve dire logicamente perché per un appalto dei rifiuti della regione Campania si vada a ragionare nell'ufficio di un assessore del comune, di qualunque comune, anche che non sia il figlio del governatore De Luca. Che c'entra i comuni con la regione? Cominciate ad adottare allora, ancorché in forma rudimentale, uno strumento che è il registro che ho adottato io dal gennaio, se non ricordo male, di due anni fa, dove si registrano gli incontri
si manifesta ciò che viene consegnato come dossier, si ricevono le persone, imprenditori, tecnici, professionisti, accanto ad una persona e alla fine si fa un resoconto che si mette in rete. Nencini, probabilmente questo non accadrebbe, o avrebbe molta più difficoltà a manifestare. Va bene, dai, vedo Silvia Balducci da Piazzale Clodio. Buongiorno, tornando alla campagna elettorale, ma perché Di Maio non lo fa questo faccia a faccia con Renzi? Così sarebbe bello, sarebbe semplice. Giornalisticamente molto interessante. Guardi, premesso che noi ci incontriamo innanzitutto con gli elettori, quindi in tutte le piazze ci sono esponenti del Movimento 5 Stelle, fra cui Luigi Di Maio, a dar ragione delle nostre scelte e della nostra volontà di governare il Paese in maniera diversa. Luigi Di Maio ha più volte ribadito che lui è disposto ad incontrarsi con chi dovrebbe rappresentare il candidato alla presidenza del Consiglio degli altri raggruppamenti. Premier, purtroppo all'interno degli altri raggruppamenti ci sono ancora nuvoloni che minacciano pioggia. Ieri Prodi ha per esempio indicato con nettezza che il suo voto non verrà dato al Partito Democratico, ma verrà data ad un'altra formazione che Alencini. Fa parte della coalizione e che indica in Paolo Gentiloni, l'uomo più adatto eventualmente a governare il Paese, magari con delle larghe intese, benissimo, che facciano chiarezza fra di loro, dopodiché noi non abbiamo assolutamente paura. Quindi lei vorrebbe vedere un confronto di Maio Gentiloni? Lei vorrebbe vedere un confronto di Maio Gentiloni? Ma guardi, si chiariscano fra di loro, perché sono loro che dovranno far capire con quali uomini vogliano presentarsi. Noi siamo ad oggi gli unici che delle elezioni diciamo presenteranno Renzi, anche la squadra di Renzi, governo Renzi, essendo il segretario del Partito Democratico, in teoria è anche il candidato premier come da statuto del partito.